Oggi controlliamo la signora Anna, una signora di 40 anni, che giunse alla nostra osservazione con una trombosi venosa profonda della poplitea a sinistra. È stata trattata con eparina a basso peso molecolare, con dell'aspirina e poi successivamente con del clopidogrel, quindi del Plavix. E al controllo troviamo che la situazione è nettamente migliorata. Possiamo vedere dal monitor che dove prima il flusso era completamente bloccato, adesso la poplitea, eccola, sta scaricando in maniera anche perfetta, direi. Permangono delle iperecogenicità all'interno della parete, questo naturalmente come esito della trombosi, ma come vedete la vena è comprimibile adesso, eccola qui. La indico col dito, questa qui, comprimibile, prima non lo era naturalmente. La sintomatologia è migliorata, eccola qua la poplitea che scarica in maniera perfetta. Ok, e poi se notiamo appunto la gamba, la si nota che sgonfia. L'altra volta questa gamba sinistra era molto più gonfia della controlaterale. La signora è migliorata dal punto di vista clinico perché sta camminando in maniera normale e anche la sintomatologia dolorosa è regredita notevolmente. È un caso abbastanza diciamo fortunato, direi, perché non sempre le trombosi venose riescono a guarire, riescono a ecco, passare in maniera così veloce, ma la signora sarà tenuta sotto controllo e analizzeremo i vari fattori di rischio. Abbiamo parlato quindi per lo screening per la trombofilia e altri tipi di esami che ci metteranno in evidenza se la signora, perché ecco, dobbiamo capire perché la signora ha fatto la trombosi venosa. Per il momento il risultato è direi soddisfacente.